Sì, grazie Presidente, sarò molto breve. L'ordine del giorno che ho presentato ovviamente va in continuità con l'attività e con gli indirizzi politici che la Commissione urbanistica ha sempre dato in questi anni alla Giunta, e devo dire ovviamente va in continuità anche rispetto a quanto richiesto dal Municipio 14, che recentemente si è espresso sulla stessa delibera e ha presentato una osservazione analoga, e va anche in continuità, come dicevo prima, rispetto a quanto richiesto dai cittadini residenti nei due incontri partecipativi, e cioè vado a leggere molto rapidamente, perché l'ordine del giorno si compone di due punti. Il primo punto riguarda le tre opere viarie esterne, e cioè la cosiddetta bretella, il collegamento tra via di Selva Candida e via Casal del Marmo, poi la sistemazione del tratto di via di Selva Candida proprio da via Cremolino fino alla zona dell'intervento, e poi l'ultima opera che è citata in delibera, che è la ristrutturazione di via Casorezzo. Abbiamo detto prima che queste sono opere fondamentali e che secondo noi andrebbero realizzate in via prioritaria rispetto agli interventi privati previsti dal programma integrato, vale a dire il centro commerciale e le palazzine residenziali, proprio per assicurare ai cittadini che risiedono in quella zona, a fronte del notevole carico urbanistico che questo intervento prevede, una migliore accessibilità e anche una migliore vivibilità del territorio. Il secondo punto invece dell'ordine del giorno riguarda non direttamente la delibera, ma il PRU a cui accennavo prima, quindi il programma di recupero urbano ex articolo 11 Palvarola Selva Candida, che ovviamente è uno strumento molto più ampio rispetto a quello che stiamo considerando oggi. Siccome nelle commissioni noi abbiamo sempre richiesto agli uffici di sapere quali fossero i fondi ancora presenti e residui da spendere all'interno di questi programmi di recupero, abbiamo saputo recentemente nell'ultima commissione tenutasi a gennaio che sul PRU ex articolo 11 ci sarebbero ancora circa 3.400.000 euro a disposizione. Allora, sulla scorta di quanto ci hanno anche sottolineato i cittadini, secondo noi questi fondi ancora disponibili andrebbero impiegati prioritariamente per il raddoppio di via di Selva Candida. Per chi non conosce la zona, oggi quella strada è una strada molto stretta, ad una corsia per senso di marcia, non ci sono, parlo di via di Selva Candida, non ci sono marciapiedi, ci sono difficoltà anche per la realizzazione delle fermate dell'autobus. Facendo il raddoppio di questa strada, perché internamente ce n'è una parallela lungo la quale corre anche ci sono anche dei tralicci dell'alta tensione che la Terna dovrebbe interrare e inserire nel proprio piano di investimenti, perché ricordo che l'interramento ad oggi è previsto soltanto nel tratto interessato dallo strumento urbanistico, mentre poi gli altri tralicci rimarrebbero in essere. Quindi noi stiamo chiedendo che questi 3.400.000 euro ancora presenti nel PRU siano impiegati per rendere via di Selva Candida un vero e proprio raddoppio della Selva Candida esistente, in modo da poter realizzare una viabilità ad anello, magari a senso unico di marcia per ognuna di queste strade. Paradossalmente possiamo dire che ad oggi il raddoppio di via di Selva Candida è un asse viario che sarebbe ancora più importante rispetto alla bretella di via di Cremolino, perché la bretella comporta il congiungimento di via di Selva Candida con Casal del Marmo all'altezza del raccordo, ma sappiamo che essendoci stati recentemente i lavori dell'allargamento di via Boccea,
i cittadini di Selvaganda possono già oggi raggiungere in maniera più spedita e celere il raccordo passando per Casalotti, mentre il perfezionamento della sistemazione della Selvaganda bis sarebbe veramente un grosso aiuto per i cittadini di quella zona. Quindi ovviamente questi sono ordini del giorno, sono indirizzi che l'Aula dà e li lasciamo agli atti, a futura memoria, diciamo, di qualunque sia l'amministrazione che verrà ad amministrare la città nei prossimi anni, sperando che, come abbiamo fatto noi, l'azione sia un'azione di continuità amministrativa, perché quando in quest'Aula si lavora per il benessere dei cittadini, si lavora per migliorare la qualità della vita dei cittadini, credo che non esistano distinzioni di parti politiche, perché se una cosa è giusta e conveniente per tutti, per i cittadini, non credo che ci siano diversità di vedute e di opinioni. Grazie.